Adesso vi raccontiamo la storia di Sergio e Cristina, marito e moglie, italiano lui e ucraina lei, che da alcune settimane si sono prodigati per un'importante raccolta di solidarietà, di beni di prima necessità destinati a tutti coloro che sono colpiti in questo momento dalla guerra in Ucraina. Il nostro Riccardo Ciccarelli è andato ad incontrarli per comprendere quali sono state le motivazioni di questo importante gesto e soprattutto anche le istituzioni con le quali hanno collaborato per realizzarlo. Siamo tornati in uno dei due centri di stoccaggio della Val di Chiana dove vengono concentrati i beni che poi vengono appunto inviati in Ucraina. Siamo tornati qui per parlarvi di un'ulteriore iniziativa di solidarietà perché sono tante, la macchina non si è mai fermata da quando purtroppo il conflitto è scoppiato e noi quest'oggi vogliamo raccontarvi un'iniziativa che è partita da due privati cittadini ma che poi è andata ovviamente ad inserirsi nella complessa macchina organizzativa che prevede tantissime associazioni. Allora andiamo subito da due dei protagonisti. Sono tante le persone che quest'oggi ci hanno dato la loro disponibilità. Nelle immagini di Fabrizio Cocchetti le potete vedere. Iniziamo subito con il racconto. Sergio, voi avete voluto dar inizio a questa raccolta prima in forma privata e poi ovviamente c'è stato il coinvolgimento delle altre associazioni. Intanto, può spiegarci il perché, dell'inizio di questa sua iniziativa? Ma il perché è semplice, perché mia moglie è ucraina, quindi la cosa l'abbiamo sentita in prima persona. E il secondo giorno di guerra, andando a una messa a Santa Margherita, proprio ci è scaturita questa idea, dice che cosa possiamo fare noi per l'Ucraina? È venuta in mente di cominciare a raccogliere fondi, non denaro, ma semplicemente viveri, vestiti, tutto ciò che poteva essere utile alla popolazione ucraina. E abbiamo messo degli annunci su Facebook e onestamente c'è stata una bellissima risposta da parte della gente. Hanno cominciato a portare la roba e la nostra casa si è trasformata in un centro di raccolta. E dopo il problema era come trasportarla, come mandarla in Ucraina. Inizialmente si è portata con un furgone a Santa Sofia, Roma, al centro nazionale, poi abbiamo conosciuto Paola della Misericordia, quindi Castiglione Fiorentino, e grazie a lei abbiamo portato la roba qui a questo centro di raccolta a Cesa e da qui poi va direttamente in Ucraina tramite la Misericordia di Castiglione Fiorentino. Quindi in una prima fase, la vostra casa è stato il primo luogo in cui questi beni sono stati raccolti. Le chiedo anche da un punto di vista, personale, anche, vedere questa situazione, l'ha sicuramente fatta muovere per questo impulso che è partito in maniera naturale. Sì, perché io e la mia amica lituana già il 21 di febbraio sapevamo cosa aspettarci. E quindi il primo giorno dell'attacco, l'unica cosa che potevamo fare qui è solo dimostrare la nostra vicinanza, la nostra presenza, che non abbandoniamo perché per noi sono tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle, le mamme, i figli, e io le faccio per loro. E è un messaggio che io non li lascerò mai da soli e noi continueremo a resistere anche da qui dall'Italia dimostrando la nostra solidarietà e faremo tutto il possibile che loro ce la faranno. E quindi ecco, questo è il messaggio, non sono soli. Posso chiederle a una domanda di carattere personale, lei ha parenti che attualmente sono in Ucraina? Io ho tutta la mia vita in Ucraina. Io ho i miei fratelli, la mia sorella, ho i miei amici e i loro figli. Non hanno lasciato il paese perché non scappano, sono in prima fila in qualsiasi momento, anche a combattere, però difendono il nostro paese. E quindi anche il mio compito è sempre aiutare a loro.
Ilaria, queste sono testimonianze dirette e sono parole che ci portano sicuramente ad una riflessione. Io continuo con i nostri interlocutori per arrivare al ruolo della misericordia, del coordinamento della misericordia, che sappiamo avere un ruolo di cabina di regia per quanto riguarda poi il reclutamento, lo stoccaggio dei beni e poi anche tutte le varie operazioni. Ma c'è un altro aspetto. Noi qui abbiamo parlato di solidarietà in termini di raccolta di beni e di materiali di prima necessità, c'è anche l'accoglienza, ne parliamo con Paola Salvadori. Certo, noi in questo momento come Misericordia di Castiglione Fiorentino abbiamo detto di aiutare anche le persone che stanno arrivando, perché continuiamo a mandare viveri in Ucraina, però ora man mano che ci vengono, diciamo, come si può dire, segnalate famiglie che arrivano, dobbiamo cercare anche di dare un aiuto alle famiglie, perché inizialmente si ospitano, però arrivano giù diverse persone, quindi noi ora siamo anche in contatto con famiglie per poterle aiutare qui e da noi a Castiglione Fiorentino. Il ruolo di coordinamento delle misericordie è fondamentale, perché abbiamo iniziato parlando di un'iniziativa che è partita in forma privata, però poi il coordinamento è fondamentale. Sì, noi abbiamo messo a disposizione quella che è la nostra struttura, a partire dal livello nazionale, regionale, fino a quello locale, con il coordinamento delle misericordie, che sono state anch'esse punti di raccolta. Però abbiamo convogliato poi, proprio per dare un aspetto organizzativo, insomma, efficace, tutto su due punti di raccolta, due hub di raccolta, uno qui a Scesa ovviamente e l'altro a Monte San Savino. Siamo riusciti a raccogliere, convogliando insomma un po' l'impegno di anche altre associazioni, non solo le 36 Misericordie della provincia, oltre 100 bancali di materiale che stiamo spedendo. Abbiamo già fatto una missione portandolo direttamente con dei furgoni, ma capite che insomma il trasporto richiede un impegno forse maggiore della raccolta, perché a livello di costi ovviamente è veramente importante, insomma. Però abbiamo già spedito oltre 50 bancali, ne abbiamo ancora tanti e ci stiamo organizzando ogni giorno proprio per trovare le modalità migliori per poter far partire questo materiale raccolto. Il messaggio è dunque quello di una solidarietà che non accenna a diminuire, un territorio, quello della Val di Chiana in generale, che ha risposto presente sin dall'inizio. È un po' questa la sintesi che possiamo fare, Sindaco Agnelli? Il messaggio che parte dalla Val di Chiana è un messaggio dove la generosità qui non ha confini, non ha limiti temporali, non ha spesso un nome e un cognome, perché quello che vediamo è frutto della generosità di tanti cittadini che in modo anche spontaneo, anonimo, si vogliono rendere utili per questa che è una prova di inciviltà inaudita, nella quale io spero che ci sia presto una resa da parte di qualcheduno, non so neanche quello che dire. Tuttavia gli ultimi ad arrendersi devono essere queste persone, che sono coloro che rappresentano il percorso di una generosità senza limitazioni, da Cortona, Fogliano della Chiana, Castiglione Fiorentino, tutta la Val di Chiana, per dire tutta la Toscana, per dire l'Italia, e credo buona parte del pianeta in questo momento si sta occupando di questa emergenza. Io non posso che ringraziare tutti, lo faccio non solo per la mia parte dei cittadini di Castiglione Fiorentino, lo faccio anche consapevole che molte persone stanno agendo davvero in silenzio, rendendosi utili a questa causa. Abbiamo parlato del ruolo del volontariato, delle associazioni, c'è anche Avis a dare il proprio contributo. Sì, noi avevamo cominciato a fare una raccolta di generi alimentari, ma soprattutto di medicinali. Essendo amico di Sergio, abbiamo preferito questo canale, perché siamo sicuri che arriverà a destinazione, non perché gli altri non arrivano, ma perché le macchine sono molto complesse, e invece questa è diretta. E abbiamo fatto una consegna di beni alimentari e medicinali la settimana scorsa, oggi abbiamo riportato un altro carico, e speriamo che arrivino quanto prima a destinazione e che quanto prima non siano più necessari, che smettano di farsi la guerra.
E allora con queste parole noi concludiamo il collegamento dal centro di stoccaggio qui a Cesa in Valdichiana. Ringrazio tutti gli ospiti che ci hanno dato con le loro parole un messaggio forte che noi ovviamente rilanciamo. Ti restituiamo la linea, Ilaria. Grazie, grazie a Riccardo Ciccarelli per aver dato voce a questa importante iniziativa che vede anche una persona originaria dell'Ucraina proprio in prima linea per aiutare prima di tutto la sua famiglia, ma poi tutti coloro che hanno davvero bisogno di un supporto in questo momento. Grazie ancora a Riccardo Ciccarelli e ai suoi ospiti. Noi ci prendiamo qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi.